io guardi, io giuro proprio, adesso mia sorella avrà vissuto un po' peggio perché star sempre là con questi ragazzi così, ma secondo me le volevano tutti un bene da chissà, perché so che quando veniva lì a Amaro d'estate l'andavano sempre tutti a trovare, tutti dei ragazzi così che lei conosceva, perché lei è andata e sposata a Genova. Però siccome aveva la casa lì in montagna, lì a Amaro, nel paese, e allora siccome lei era poi nella formazione di suo marito, che lui era anche comandante, il marito di mia sorella, e allora andavano a trovarci tanta gente, secondo me non stava male, le volevano bene. Allora c'era un rispetto, secondo me, per le ragazze, che noi che eravamo lì così, io quando arrivavo su, venivano tutti questi ragazzi di Reggio, sembrava che, ma hai visto i miei, hai fatto tutti sentire qualcosa, quello che c'era, secondo me le portavo la vita quando arrivavo io, che ero piccolina, lì una mezza zingara, perché sai, vestita un po' com'ero, sempre sporca, sempre, sì, per modo di dire, perché come ti lavavi nel fosso quando passavi da qualche parte. Qualsiasi, anche ci bevevi anche nel fosso. Delle volte avevi una sete da morire, solo che trovavi un buchetto un po' d'acqua, basta bere. Ma sì, ma io dico che siamo nati già vecchi, però è stato un crescere di continuo, perché quello di oggi forse te lo scordavi, ma pensavo c'era domani, domani cosa faccio? E poi dopo, ma adesso queste cose non me le posso scordare. Avevi sempre il tuo cervello che lavorava, lavorava, lavorava. Secondo me, io dico, partivo da Reggio, ecco, cominciavo a pensare, dunque tutte queste cose, quelle che non avevo scritto, devo. Poi arrivavo al Binea, cominciavo a ripensare, tanto per dire. Poi arrivavo a Casina, dovevo ancora pensare che non mi dimenticasse qualcosa. E così arrivavo su una giornata, mi ci voleva arrivare a secchio, però arrivavo. Comunque, secondo me, le donne hanno dato tanto aiuto. Perché come facevano questi ragazzi a sapere quando succedeva qualcosa? Se non c'erano queste donne che potevano correre qui e là, si adoperavano anche i bambini prendevano i bimbi, magari dicevano dai, corri là, va a dire ai partigiani che scappano, che ci sono i tedeschi, così. Si usava tutto allora, ecco. Però secondo me le donne sono state importanti, ecco. Non perché c'ero io, perché io mi tengo un po' fuori, perché come è finita, per me è finita, come è finita per mia sorella. Anche per dire, anche mio marito era un partigiano, però lui era su, era preghefio, però lui lo faceva lì da casa, era con Casoli, quello di Bersana. Anche lui, poi vede, anche lui finita la guerra, è finito tutto, lui è tornato a casa sua, ma lui, cioè, stava già a casa sua, faceva quello che facevano i partigiani, insomma, stavano attenti di scappare quando era ora, facevano quello che potevano. Però per portare certi documenti, certe cose importanti, ci voleva proprio della gente che avesse la voglia di correre, che non avevi neanche una bicicletta, non potevi prendere una bicicletta, dove andavi? Perché andavi così, senza niente, andavi sempre per le strade così. Quando avevi delle persone da portare su, secondo dove le prendevi.